Professore Vincenzo Fasone dell'Università Recore di Enna, anche loro hanno dato un grande contributo per questi due giorni di presentazione del nuovo progetto di istruzione della regione siciliana da esportare anche in tutta Europa. Innanzitutto un ringraziamento al nostro assessore per aver pensato, in accordo con quella che è stata la linea tracciata dal ministro Bianchi, questa conferenza regionale sull'istruzione, che ci ha dato la possibilità di partecipare ad una riflessione a tutto tondo, se vogliamo, su quello che è il mondo dell'istruzione nella nostra regione. Chiaramente noi siamo intervenuti per quella che è la parte di nostra competenza, per l'università, e lo abbiamo fatto attraverso la rete del placement regionale, una rete che oggi rappresenta un vero e proprio unicum a livello nazionale, raccoglie i quattro atenei della nostra regione e che si trova oggi ad affrontare insieme ai nostri ragazzi quella che è la sfida della ripresa dopo questa pandemia. Per noi è una prima occasione questa in presenza di confronto con le realtà dei quattro atenei e non solo, perché nell'organizzare il nostro tavolo su incarico appunto dell'assessore abbiamo coinvolto Alma Laurea, abbiamo coinvolto Ampal Servizi, abbiamo coinvolto tutti quelli che sono gli attori di quello che a noi piace chiamare l'ecosistema del placement e in particolare l'ecosistema di quelli che sono i servizi innovativi al placement. Come sapete il placement cerca di occuparsi dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, un ruolo molto importante quello che viene attribuito oggi a queste strutture interne alle università, un ruolo che nel tempo sta cambiando, è cambiato e cambierà anche in relazione a quelle che sono le nuove tendenze, le nuove direttrici di sviluppo del mercato del lavoro e dell'economia in generale. Ecco, noi vogliamo essere presenti in questo ruolo, nel ruolo che proprio ci vede protagonisti nel sostenere la crescita dei nostri talenti e di innestare nuova imprenditorialità nel nostro territorio. Questo ci piace dire della nostra azione.